Ciao a tutti i fan della natura, sono sempre io, King Elgard, e oggi volevo condividere con voi una nuova avventura, un'emozione, un'attesa. E di cosa sto parlando? Sto parlando di questo nostro piccolo amico, un mio nuovo piccolo amico, questo bruco di Papillion Macaon, ovvero il nome comune Macaone. Questo bruco diventerà in primavera una bellissima farfalla. Se non la conoscete potete aspettare con me e aspettare tutti i video e aspettare poi in primavera la sorpresa. Ma vi assicuro che è una farfalla bellissima ed è una farfalla che amo molto. È una farfalla ovviamente della fauna selvatica italiana e questo bruco mi è stato regalato l'hanno trovato in un campo di finocchio. Perché il finocchio? Perché il finocchio è la pianta, tra virgolette, madre di questa specie di bruchi. Questi bruchi si cibano di ombrellifere, che sono come il finocchio, la carota selvatica, il prezzemolo. Si cibano per poter accumulare energia per compiere questo lungo, diciamo, viaggio all'interno di una crisalide. E il nostro bruco è già quasi pronto perché è molto, molto ciccione. Sta rifiutando un po' il cibo e sta cercando di arrampicarsi in alto. Lo sta tenendo in questa piccola teca e si sta cercando di arrampicarsi in alto perché è quasi pronto a diventare crisalide. Quindi, vi va di seguire con me questa piccola avventura da adesso fino alla liberazione della farfalla. Una piccola nota, una piccola chicca, diciamo, da sapere, che il bruco, come tutti gli insetti, ha 6 zampe, che sono queste prime 3 in cima. Mentre le altre zampe, diciamo, sono pseudo zampe, sono dotate di ventose, che gli permettono di stare attaccato alle superfici, anche molto lisce, come questa parete di vetro. È bellissimo, ha un colore bellissimo, verde, con queste macchie rosse. Queste macchie rosse, diciamo, è stato uno sviluppo dell'evoluzione, è un tipo di mimetismo che fa sembrare questo animale tossico. Un predatore che vede questi colori magari ci pensa 2 volte prima di mangiarlo, anche se sarebbe un pasto prelibato. Quindi, prima di salutarvi e darvi appuntamento su Facebook o su Instagram, dove posterò delle foto delle nuove avventure, oppure anche qua su YouTube per farvi vedere i passaggi, che alla fine non sono molti, ma il primo sarà, come ho detto, una crisalide e ne parleremo. Vi voglio consigliare un video di Chuck Natura, che con questa specie, proprio con questa specie qui, è riuscito a fare un bellissimo video e un timelapse del passaggio tra bruco e crisalide. È fantastico, io ve lo consiglio, mettetevi un sacco di like e soprattutto iscrivetevi al suo canale. E Chuck Natura ovviamente continuerà. Io non sarò in grado assolutamente di fare timelapse o registrare il passaggio perché mi perdo sempre questi piccoli miracoli. Io vi saluto e... ah no, fermi tutti! Volevo coinvolgervi in questa avventura. Gli diamo un nome, scrivete nei commenti un nome per questo bruco, che ricordo è Papilio Macaon Macaone, e almeno così sappiamo di chi parliamo, che ne dite? Quindi commentate con un commento e mettete mi piace agli altri commenti. Il nome migliore sarà, con più voti, sarà scelto. E ciao, un saluto, e da me è ancora il bruco anonimo. Continuate sempre ad amare la natura, o almeno imparate ad amarla. Il bruco ha mangiato tanto, 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 e si nota qui dalle sue cacchine, che sono caccone, sembrano caccone, cacche davvero grosse, e ne ha fatta una mentre registravamo, quindi la conserviamo.